Guarda queste fotografie. A prima vista sembrano tutte diverse, ma se guardi attentamente scoprirai un mistero nascosto in queste immagini. Un piccolo dettaglio che da anni inquieta storici e studiosi. Tutto comincia nell'Impero Russo, più di un secolo fa. All'epoca la fotografia era un'arte già diffusa, perciò non era strano che qualcuno scattasse foto di palazzi e monumenti storici. Di solito le si usava per fare cartoline e poster, quindi nessuno avrebbe notato qualcosa di strano se nelle foto fossero ritratti solo i palazzi. Nessuno ci ha fatto caso per molto tempo, ma di recente un gruppo di storici nella città di Krasnoyarsk, in Siberia, ha fatto caso che in 20 antiche foto della città appare sempre una piccola figura. In alcune delle foto la figura è quasi confusa con lo sfondo, mentre in altre la si nota molto più chiaramente. Gli studiosi hanno cominciato a indagare e grazie a tecniche di ingrandimento dell'immagine sono riusciti a scovare tutti i dettagli della misteriosa figura. Si tratta di una bambina sui 10 anni che indossa sempre gli stessi abiti e la figura sempre nella stessa posa in ogni singolo scatto. La bimba indossa un cappotto bianco, un cappellino a tesa larga e sfoggia una lunga treccia immancabilmente posata sulla spalla sinistra. Ma la particolarità più inquietante è una: in tutte le foto la bambina non sorride mai. Potrebbe non esserci niente di strano se fossero foto tratte da un album di famiglia, ma all'epoca, all'inizio del XX secolo, la fotografia era un hobby molto costoso e soltanto i più benestanti potevano permetterselo. Gli abiti della bambina in effetti lo confermano. È vestita come una ricca signorina, come si vede dal cappello e dall'ombrello che tiene in mano. Tutti accessori tipici dell'alta società di quel periodo. Gli aristocratici russi dell'epoca erano molto conosciuti, giravano tra una festa e un'altra e più o meno tutti i loro nomi erano ben noti. Partendo da questo si può quindi trovare facilmente ogni informazione sulle famiglie ricche dell'epoca. Eppure, stranamente, di quella bambina nessuno sa nulla. E se è per questo, nemmeno della persona che scattò le foto. Nel 2016 gli studiosi che scoprirono il mistero lanciarono un appello globale per riuscire a dare un nome alla bambina. Supponendo che fosse di famiglia aristocratica, è possibile che lei e i genitori siano scappati dall'impero russo quando le cose per la monarchia cominciarono a mettersi male. Molti nobili infatti riuscirono ad emigrare in tempo in Europa o negli USA, quindi poteva darsi che qualcuno nel mondo avrebbe potuto riconoscere quella bambina. Ma nessuno ne sapeva nulla. Ribattezzata la bambina fantasma sia per il mistero che la circonda che per il suo aspetto, la piccola è rimasta un caso insoluto per gli storici. A complicare le cose era il fatto che le foto fossero tutte anonime, o al massimo recavano delle iniziali. F e A. I ricercatori hanno spulciato una grande quantità di archivi, ma senza trovare nessuno il cui nome portasse quelle iniziali. Secondo la teoria più verosimile, la bambina era la figlia del fotografo, visto che compare in così tante di quelle foto. Si pensò anche che tutte le fotografie vennero scattate nello stesso giorno perché la bambina fantasma indossa gli stessi abiti e gli stessi accessori. Ma poi si scoprì un altro dettaglio ancora. Guardando meglio, si vede che le calze e le scarpe indossate dalla bambina non sono sempre uguali. Quindi è improbabile che le foto fossero scattate tutte in un giorno solo. Ma se davvero la misteriosa bambina era la figlia del fotografo, perché negli scatti è così insignificante? Nessuno aveva nemmeno fatto caso a lei prima di ritoccare le foto, tanto la sua figura era piccola e nascosta rispetto ai palazzi e ai monumenti. Il fotografo ovviamente voleva fotografare quelli, non certo sua figlia. In alcune delle fotografie la bambina è praticamente invisibile. Solo in alcune delle foto è inquadrata più al centro, ma anche in quel caso mai in primo piano. Una spiegazione forse c'è. All'epoca la fotografia era un lusso e per ogni singolo scatto bisognava restare in posa per parecchi minuti. Perciò anziché scattare diversi primi piani della figlia come faremmo oggi, il fotografo decise di farla posare sullo sfondo e concentrarsi sugli edifici che gli interessavano. Anche l'espressione del viso e la postura della bimba pongono interrogativi. La bimba guarda verso l'obiettivo sempre con espressione cupa. E la sua postura è sempre identica. Schiena dritta, testa leggermente china, mani che reggono l'ombrello con la punta a terra. Quando in Gran Bretagna si diffuse la fotografia, ai soggetti in posa veniva chiesto di dire prune, non cheese come oggi, per fare assumere loro un'espressione più seria. All'epoca non si usava molto sorridere nelle foto, ma in Russia si usava, specialmente quando nelle foto c'erano dei bambini.
Il volto così tetro di quella bambina di 10 anni nasconde chissà quali misteri. Un altro quesito che nasce dal suo aspetto è la sua età. Secondo i ricercatori, molto probabilmente le foto vennero scattate in un periodo compreso tra il 1906 e il 1908, quando invece si tratta di foto fatte nell'arco di 2 o 3 anni. I bambini a quell'età crescono rapidamente, eppure la bambina fantasma, a parte piccole differenze negli abiti, sembra sempre della stessa età. L'unica risposta plausibile, quindi, è che le foto in realtà vennero fatte più o meno nello stesso anno. C'è persino chi si è spinto a ipotizzare che la bimba nemmeno esistesse. Vestita di bianco sempre sullo sfondo, l'espressione sinistra. Era forse un vero fantasma? Magari un fantasma che perseguitava quell'ignaro fotografo? Ma no, le piccole differenze nei suoi vestiti screditano ogni teoria paranormale. A meno che esistano fantasmi dotati di guardaroba, si intende. In alcune foto insieme a lei ci sono altri bambini. In una, ad esempio, la si vede spalla a spalla con un altro bambino e vicina ad altri 3 evidentemente di famiglia povera, tutti rivolti verso l'obiettivo con lo sguardo cupo. In un altro scatto accanto a lei c'è una seconda bimba vestita di bianco che la guarda. Forse si girò verso di lei nel momento sbagliato, visto che la foto è un po' fuori fuoco. Ma la nostra bimba fantasma non sembra neanche farci caso. Un'ultima domanda ancora senza risposta. Cosa ne è stato della bambina e del fotografo? Le foto vengono chiaramente tutte da una stessa collezione, ma vennero ritrovate sparse qui e lì, in posti a volte anche molto lontani. Alcune vennero donate da collezionisti privati, altre erano conservate in diversi archivi e collezioni. Non è facile risalire all'origine di quelle fotografie, perché sembrano passate di mano in mano nel corso del XX secolo. Si trattava d'altronde di cartoline turistiche della città di Krasnojarsk o di poster con i suoi monumenti storici. Dopo così tanto tempo e senza una fonte precisa a cui risalire, è quasi impossibile riuscire a capire chi sia stato l'autore di quegli scatti. Ancora oggi, dopo anni di indagini, non c'è il minimo indizio a disposizione per capire chi fosse la bambina fantasma. Le indagini hanno coinvolto appassionati provenienti da tutto il mondo, ma nessuno l'ha mai riconosciuta o sa qualcosa della sua famiglia. Quindi che ne pensi? Forse sarai proprio tu a risolvere finalmente questo affascinante mistero? Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.